Il rifiuto. Se incontro una ragazza carina e dico: «Sì, buona, vieni con me», e lei mi oltrepassa senza far parola, il suo silenzio significa: «Tu non sei un duca dal nome alato, un americano imponente dai tratti di pelle rossa, con calmi occhi orizzontali, la pelle tonificata dall'aria delle praterie e dai fiumi che le attraversano. Non hai viaggiato fino ai grandi laghi, che non so dove siano, non sei stato sulle loro acque. Perché una ragazza come me dovrebbe seguirti? Tu dimentichi che non stai scivolando sulla strada mollemente cullata da un'automobile. Non vedo i signori del seguito strizzarti nei loro abiti mentre, mormorando benedizioni, ti accompagnano in semicerchio. Il tuo seno è contenuto con modestia, nel busto, ma coscia ed anca si rifanno di quella castigatezza. Indossi un abito di taffetà pieghettato, un modello che ci piacque tanto l'autunno scorso, e ciò malgrado hai il coraggio, a volte, di sorridere con questo pericolo mortale indosso. Sì, abbiamo ragione entrambi, e per non essere convinti senza remissione, sarà meglio che ciascuno vada a casa per conto proprio».